Ecco la serata più glamour e più glitterata di questa stagione. Sta per ripartire il Pullman di Priscilla. Secondo anno, quest'anno saremo qui agli Arcimboldi. Ci saranno tanti VIP questa sera per la prima e noi siamo qua per scoprirli e incontrarli per voi. Quindi seguiteci con Priscilla. Tutti sul Pullman, andiamo? È un'emozione essere qui con il papà di Priscilla, Stefan Elliott, che ha proprio ideato il film, poi dal film è arrivato il musical, e io vorrei proprio chiedere a lui come è arrivata l'idea di creare un film che poi è diventato un culto, ha vinto anche un premio Oscar per i migliori costumi, e su un pullman, praticamente un pullman abitato da strani personaggi. So the audience would like to know how you create this musical, not the musical, the movie. Priscilla, Queen of the Desert, the movie. How was born the idea to create this musical and this movie? Movie. So movie. I saw a drag queen in Sydney one day with this big plume of feathers walking along the street, and the feathers broke off and they rolled down the street like a tumbleweed in a Sergio Leone Western. And I saw it rolling. And I thought, Western, drag queens, outback, Priscilla. One moment. Whole film happened in one moment. And that's where I came from, the idea for the film. Tra l'altro si ispira, mi sembra, a una drag queen che esiste, che c'è a Sydney, giusto? Probably Priscilla is a drag queen that in Sydney really exists. I'll tell you the truth. The three main characters in the film and the stage show are based on three real people. Only I know who they are, and they know who they are, and they're really angry about it. They had their lives stolen off them and put up on stage. Come ha fatto il passaggio dal film al musical? Perché insomma sappiamo che il film è stato ambientato open air, quindi portare uno spettacolo del genere, un musical in teatro, su un palcoscenico, non è così semplice. Quindi cosa ha adottato, che scelte ha fatto? So, who had the idea to create Priscilla, Queen of the Desert, the musical, starting from the movie? Because I think that it's very difficult to create a musical with this bus. And also... No, there's, and I think that it's the only one musical that has a bus and has a big scenography. So to create the musical starting from the movie. Well, they came to me after the film. They came to me every year for about 10 years saying, we'd like to make a stage musical, we'd like to make a stage musical. And I said, the film was shot in the middle of a desert. How do we get this on stage? So it took them 10 years for them to talk me into it before I began to realize it wasn't about the desert. It was about the heart of the piece, which is why the film worked. The heart of the piece is about a man telling his son that he's gay. And his son tells him it's okay. That's what Priscilla's about. It's not about a bus, it's not about the desert. And once I realized that, I said, we can do this. We can put that on stage. And music and costumes, like, come on, yeah. E quindi perché bisogna venire a vedere Priscilla? So why we have to see Priscilla, Queen of the Deserts? Why do we have to see it? Because it's, I woke up today and turned on the television and saw the US elections, Obama, Mitt Romney. Come and have a good time, you know, this is fun. The world's a really tough place at the moment. It's really tough. This will remind you that life is really fun and life is really short. Thank you. Thank you. Con Priscilla? Beh, direi di sì, è proprio divertente, quindi questa sera sicuramente sarà una serata all'insegna delle risate, anche del ballo, spero anche un pochino di ballare perché mi hanno detto che si balla,
Poi l'anno scorso a Calispera con la Melissa e la Pamela Prati avevamo provato a riprodurre qualcosina dello spettacolo con il boa, le piume, ci siamo aperti in maniera proprio così, senza essere delle... Io almeno non sono una ballerina, però mi sono molto divertita con le loro musiche e cercando di imitare un po' i loro atteggiamenti. Quanto ti piacciono queste scarpe così alte, così vertiginose? Guarda, sinceramente mi piace più vederle le altre persone. Io sono già 1,81 m, quindi già faccio fatica con questi 12 a trovare un tacco normale. E ammetto che bisogna essere veramente bravi. È quasi uno sport andare su quei trample. Però ci sono donne anche che vanno in ufficio con tacchi molto alti e sono molto brave. Elena, ti metteresti un vestito come loro? Beh, dipende, perché no? Perché no? Certo. Io sono malata di Bernadette. Adesso te lo Bernadette chiamiamo. Inside. Già hai messo il cappellino glitterato e ci siamo. Sì, questo è dell'altra volta. E il boa? Il boa adesso lo prendo, una cosa alla volta. L'altra volta il cappellino, questa volta il boa, così la prossima volta comprerò anche le scarpe. Quindi conosci perfettamente già il musical, le canzoni e tutto? Sono innamorata, dovete sapere che l'altra volta sono arrivata un po' tardi, cioè diciamo che stava finendo la tournée, ho comprato il CD, ormai lo sa a memoria anche mia figlia che ha 6 anni, quindi è gravissimo. L'hai portata? No, non l'ho portata perché ci sono troppe parolacce, a parte che lei dorme a quest'ora, ma voi non le potrebbe capire, cioè prenderebbe soltanto il lato volgare della cosa e non capirebbe invece il significato pregnante. Perché Bernadette è fantastico, è una meraviglia, è quello che vorremmo essere noi quando vogliamo tirare fuori la nostra parte più artistoide, più sguaiata, poi sempre di un'eleganza, cioè io non lo so, quell'uomo lì è un figo pazzesco, riesce a essere elegante con dei vestiti che farebbero sembrare una passeggiatrice chiunque. È una donna elegante. È una donna elegante, inside. Maria Teresa, è la prima volta che sali sul pullman di Priscilla o l'hai già visto? Questa è la terza. Un'appassionata quindi, sei anche vestita in rosa. Assolutamente sì, questa volta non sono stata impreparata e mi ricordo l'anno scorso ovviamente con questi boas stupendi e poi ho portato i miei amici e ci siamo vestiti in rosa perché ho detto dovete vedere Priscilla perché è veramente bellissimo e quest'anno e voilà, la vestaglietta l'ho tirata fuori di clip. Bellissima, pronta a ballare allora? Assolutamente, a ballare, a cantare e soprattutto ad applaudire questi attori che sono bravissimi. Grazie. Abbiamo Striscia praticamente qui con noi, anche l'amico degli animali è una bellissima, che voi sapete chi è, Giuliana Moreira. Stoppa, ciao, io ti guardo e mi piacciono proprio le tue trasmissioni, quindi complimenti. Allora, sei qui, parliamo di Priscilla, l'hai già visto? L'abbiamo già visto, tutte e due, ci è piaciuto talmente tanto che torniamo a vederlo per la seconda volta. C'è allegria, ci si diverte, c'è tanta energia, c'è bella musica, poi abbiamo degli amici, un nostro amico che suona, una ragazza nostra amica Vale che canta, quindi dovevamo essere qua ancora una volta. Valentina Ferrari? Valentina, sì. Una delle divas, le grandissime divas. Sì, bravissima, bravissima lei, bravissimo anche il nostro Fabio che è il nostro maestro di Muay Thai che qui invece suona e quindi siamo venuti a vedere tutte e due. E invece tu, ciao, li metteresti i tacchi, i zatteroni come loro? Oddio, io sono imbranatissima. Sei già alta. Ogni tanto ci provo, faccio delle gran figuracce ma ci provo. Glitter niente? Glitter sì, ogni tanto sì. Stasera no, stasera sei più. Stasera più easy. Lasciamo le spettacoli che facciano loro. Vabbè, dopo prendo anche le piume, l'altra volta l'avevo le piume, quindi questa volta non si possono mancare. Pronta a ballare quindi? Pronta a ballare, c'è anche la mamma di Edo, c'è mio papà, quindi questa volta è ancora più bella, diciamo. E allora buon divertimento. Grazie. Grazie. Ciao. La prima volta che sali sul pullman di Priscilla l'hai già visto? No, l'ho visto l'anno scorso, bellissimo, veramente bellissimo, sono tornata volentieri. Li metteresti gli zatteroni come loro? Io subito, sono sempre stata nana, cazzo, no? Mi sento più a mio agio con i zatteroni, che senso. E il film l'avevi visto? Certo, certo, da buon americano, ok, ovviamente in Australia, però l'ho visto anni fa negli Stati Uniti. La musica, la bravura degli attori, la scenografia, però tutto è un insieme, veramente una produzione fantastica.
sono rimasta a bocca aperta, io sono new yorkese, allora vuol dire tanto. Non poteva mancare il cucchiaio nel tuo momento. No, infatti, l'ho pensato apposta, ho detto questo mi sembra che è in tinta per la serata. Avevi visto anche quello originale per caso? No, quello no. Non l'avevo visto, però ho sentito da tutti che non ha niente da invidiare a questa versione italiana. Gli italiani sono bravissimi, dai. Sono bravissimi, ma sempre di più, sai, è in crescita. Tu ne sai qualcosa nel mondo del musical, tu? Sì, anch'io. Guarda, per fortuna, io mi ricordo il primo musical che io ho visto quando avevo 7 anni. Vedendo ho detto, voglio fare quello. E un po', sì, piano piano, sì, un po' sono riuscita. Grazie. Grazie a voi. Un esperto come te di glamour non poteva mancare questa sera. Allora, un giudizio sul look di Priscilla. 10 e lode, è passato. Io l'ho visto a Londra un po' di anni fa, l'ho visto l'anno scorso quando è debuttato in Italia, ritorno stasera perché mi diverte, perché mi distende e poi è uno spettacolo fatto con grande gusto. Io sono, mi sento un paladino del buon gusto e quindi ritorno ad applaudire questi bravissimi cantanti e ballerini. Pronto a ballare quindi? Pronto a ballare, già sento la colonna sonora. Mi devi invitare in trasmissione perché io voglio sentirmi dire come mi devo vestire. Infatti stavo proprio guardando il tuo look. Certo il rosso fa subito capodanno, ma i coralli che fanno Capri, cosa c'entra, cosa c'entra? E vedi, mi sono subito presa l'ammazzata. E tesoro, te la sei cercata però, ma come ti vesti? Grazie. Ciao. Jonathan, la prima volta che sei a Priscilla l'hai già visto? Mi hanno invitato 2 volte l'anno scorso, ma non ho fatto in tempo, mi sono fiondato questa sera. Pronto a ballare? Sì, se c'è... Ah, posso ballare? Certo, si deve ballare. Io già devo togliere il cappello per quelli dietro. Ecco. E quindi se salgo anche sulla sedia a ballare, perché si sale un po'... Ma sono quelle sedie di velluto, bisogna togliersi le scarpe. Attenzione. Se c'è da ballare, io ballo proprio, devo dire, proprio ma tanto anche. Ma niente glitter però. No, devo dire la verità, ero tentato di chiedere alla mia amica truccatrice di mettermi quelle ciglia di piume. Poi last minute mi sono trattenuto e ho optato per un look, perché andare a teatro di Priscilla è un po' casual Friday anche, quindi scarpe da ginnastica, cosa di comodo, sbarazzo, ma al momento giusto uscirà la Priscilla che è in noi. No, noi aspetteremo. Che da te c'è un po' già. E infatti mi sono già messa, anche se Enzo Miccio mi ha detto che... Ma come ti vesti? Però dai, dimmi qualcosa di buono tu almeno, consolami. No, sei un misto fra Boy George e Cyndi Lauper degli anni 80. Grazie, mi piace, ci sta, grazie. Sì, carino, beh, in tema abbastanza, in tema, dai. Grazie. Ciao. A me piacciono loro, mi piace la loro energia, mi piace perché ci sono, perché sono diversi, perché danno colore, allegria. Federica, tu avevi visto il film, lo conosci? No, io non lo conosco, mio marito l'ha visto, ha visto l'anno scorso lo spettacolo, mi ha detto che è strepitoso e quindi stasera un'amica mi ha invitato e ho detto non posso mancare. Pronta a ballare quindi? Ah, mio marito me l'ha detto, mettiti jeans, mettiti comodo perché si balla, ho detto ok. No, io non ho visto nulla, mio marito ha visto lo spettacolo l'anno scorso, il musical, e mi ha detto guarda che bellissimo, devi andare, sono super contento che vai, allora mi ha detto comoda, comoda perché si balla ed è travolgente, e ho detto ok, allora se ho anche la tua approvazione vado più serena. Il segreto del successo del musical Priscilla è sicuramente questo mondo particolare così divertente, gioioso, spiritoso, e sempre all'avanguardia. Quando va a vedere un musico del genere sta attenta un po' al collo del fieno? Beh sì, certo, comunque vuol dire nel musical c'è il canto, c'è la danza, e nella danza quando vedi la danza guardi anche il particolare con l'occhio critico. Faresti mai le coreografie di un musical? Perché no? Sicuramente un'esperienza interessante, non mi è mai capitato fino adesso, però mai dire mai. Danza classica oppure? Danza classica oppure musical. E dopo Priscilla, dal 7 di febbraio, ci sarà anche Siddhartha al musical qui agli Arcimboldi e abbiamo trovato proprio nel pubblico 3 dei protagonisti. Chi siete? Ditelo. Ciao a tutti, io sono Giorgio Adamo e sono Siddhartha. Ciao a tutti, sono Paolo Gatti, sono il re, suo papà. E io sono Michelangelo Nari e sono il fedele amico di Siddhartha, Govinda.
Quindi appuntamento al 7 di febbraio e adesso Priscilla. Sì. Eh certo, siamo qui pronti ad assaporare questo grande spettacolo. Buon divertimento, andate che comincia. Grazie, ciao grazie. Mille, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Set me free. Minute Mr. Right, the man of my dream. You wanna show me.